Questo qui è un video molto diverso dal solito. Godetevelo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Raffi08 e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo su una cosa che non ho mai portato sul canale. Non l'ho mai portata. Vi sto parlando di Yu-Gi-Oh! Che è più vecchio di me, anche perché ho 11 anni, credo che Yu-Gi-Oh! Ne abbia tipo tanti. Oggi volevo farvi vedere un po' delle mie carte. Un po' delle mie carte. E tutto il deck non ce la faccio a farvelo vedere perché, ecco, insomma, insomma, con questo deck, cioè, quante cacchio di carte sono. Vabbè, iniziamo, non voglio illuggere troppo. Bene, iniziamo. Allora, iniziamo con la prima carta. Si chiama Trapano Jumbo, Jumbo. Ha 1800 di attacco e difesa 100. È una macchina effetto. Il suo effetto è suo coso è terra. Questa qui è la carta. Va bene, andiamo con la seconda, che è una carta magia. Il guerriero sopravvissuto. Aggiungi un mostro di tipo guerriero al tuo cimitero alla tua mano. È l'effetto che fa questa carta. Una carta magia e la carta è questa. Facciamolo a posto. Golem go go go. Go go go. Tre volte go go go. Quattro stelline che, per chi non lo sapesse, sono tipo i punti energia. Sì, sono i punti energia. Aspettate un attimo, raga. Comunque, se vi chiedete perché questa postazione, era giusto per fare questo video, appunto. Non vi posso mostrare tante carte perché il video durerebbe troppo. Non vi posso mostrare tutti i deck perché il video durerebbe troppo. Ma comunque, continuiamo. Eravamo arrivati ai punti energia. E questa qui è una roccia effetto. Golem go 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 go. Golem, dirò, vabbè. Roccia effetto. Una volta per turno questa carta in posizione di difesa non può essere distrutta in battaglia. Quindi, se mettete questa carta in difesa, in battaglia non può essere distrutta, almeno per un turno. Di attacco 1800, di difesa 1500. La carta è questa. Mette a fuoco. Sì, ok, questa. Mettiamola a posto. Siamo già a quattro carte. Cyber Drago. È qua. È già una delle carte un po' più recenti. Cyber Drago. Attacco 2100, quindi è abbastanza forte. Difesa 1600 e una macchina effetto. Effetto luce. E se il mio avversario controlla un mostro e tu non controlli, e io non controllo nessun mostro, posso evocare specialmente questa carta dalla mia mano. Questa, ah, giusto, la carta. Questa è la carta estrafiga. È una delle mie carte preferite, raga. Cioè, è il mio questa qui l'ho trovata nel mio primo. Nel mio primo vero mazzo di carte. Cioè, il primo mazzo di carte che ho preso era di Cyborg. E quindi ho trovato il Cyber Drago. Tipone spaziale mistico. Carta magia. Effetto magia. Questo qui è l'effetto che fa. Scegli come bersaglio una carta magia trappola sul terreno. Ma che cazzo? Vabbè, vediamo. Bene il telefono. E vabbè, allora il porca puttana, stai ferma. L'effetto di questa carta è: scegli come dovrete scegliere come bersaglio una carta magia trappola sullo spazio del vostro nemico.
E poi siamo visto già quanto sei, vabbè. Allora, quante carte? 1, 2, 3, 4 e 5. 5 carte. Ce ne mancano altre 5. Va bene. Anello di difesa, questa carta già dovreste capire che cosa fa. L'effetto è attiva solo quando viene attivato l'effetto di una carta trappola e che infligge il danno secondo il danno per effetto di quella carta trappola diventa 0. Questa è la carta. Ah, scusate, neanche questo vi faccio vedere. Ok, questo qua. Sì, questo l'ho fatto vedere, però vi ho fatto vedere adesso. Questa è la carta. Adesso ce ne mancano 1, 2, 3, 4 e 5. Scusate, ho fatto una carta un po' più figa, visto che queste sono le 5 carte che vi farò vedere adesso. Questo qui è abbastanza figo, questo mostro. Re battaglia sorvegliante. Effetto guerriero effetto e ha un botto di stelle energia. Non so quante ne sono. Allora, 6. 8. 8 stelle. 8 punti energia. Quindi, è un guerriero effetto. E una volta che per turno puoi aprire come tributo un qualsiasi numero di mostri tipo guerriero. Eccetto. Togliendo tranne questa carta. Tranne questa carta. Per ogni mostro aperto come tributo, questa carta guadagna un attacco addizionale durante ogni battle piece in questo turno. Allora, molti di voi non conosceranno il battle piece, ma ve lo spiegherò in un altro video perché al momento non mi ricordo neanche io cos'è. Vabbè, questa qui è la carta. È tipo fighissimo, raga. Questa qua è parecchio figa, sta carta. Drago armato livello 5. Perché c'è il livello 3 e il livello 5. Ciao. Attacco 2400 e difesa 1700. È un drago effetto. Chiudi la porta per piacere. Grazie. Difesa 1700. Insomma, la carta è questa. Che si vede. Va bene. Un'altra carta magia che è Anima Furente. E mo mi devo stare qua a spiegare tutto il suo effetto. Ma sì, perché è lungo. Quando un mostro che controlli infligge 1500 meno danni al tuo avversario con un attacco diretto, scarta da tutta la tua mano minimo una carta. Una. Disotterrà la prima carta del tuo deck e se è una carta mostro manda al cimitero e se fai quello in più di 500 danni al tuo avversario, poi ripeti questo effetto fino a 7 altre volte, dovrebbe essere fino a altre 7 volte o fino a quando disotterri una carta non mostro. Se viene disotterrata una carta non mostro, mettila in cima al tuo deck, puoi attivare solo un'anima furente per turno. Di questa carta non ci ho capito molto, ma adesso una carta che fino ad ora non abbiamo visto. 3 di un tipo, carta trappola. Se controlli 3 o più mostri con lo stesso nome, eccetto i segnamostro, scegli come bersaglio 3 carte controllate dal tuo bersaglio, distruggi quei bersagli. Sta scappando la carta. Questa è la carta. Aspettate, raga, non vi faccio vedere questa. Ecco. È strinquita. Oddio. Che figata, se la metto alla luce. Oh, se la metto alla luce se. Che figo. Vabbè. Ultima carta. Aspettate, come ultima carta gli prendo una carta abbastanza degna per essere l'ultima. Come ultima carta, l'indiscussa regina, re di Yu-Gi-Oh per ora, ma al meglio per me è il re di Yu-Gi-Oh questa carta. Oh, drago bianco occhi blu, non si vede, infatti lo giro dopo.
Drago bianco che blu. Voglio una tigre bianca in casa. Anch'io, come il drago. Vabbè, non ve lo faccio vedere. Sono bastardo. Drago, questo drago leggendario è una potente macchina da guerra, questo coccodrillo! Che è una potente macchina distruttrice, virtualmente invincibile. Virtualmente invincibile. Invincibile! Invincibile! Sono in pochi ad aver fronteggiato questa creatura ed essere sopravvissuti per raccontarla. Io sono uno dei tanti perché me la sono guadagnata affrontandola. Attacco. Quindi, sì. Ho battuto Donato e poi Donato me l'ha data. Bravo. Donato è mio fratello. Attacco 3000 e difesa 2500. Bella, fratello. Allora. Cercate di non farvi venire un'erezione a vedere questo drago perché. Voglio una tigre bianca in casa. Anche lui ha tostato energia. E la carta è questa. Si vede? Eccola qua. Vabbè, raga. Raga, io e la mia bella carta vi salutiamo e ci vediamo in un prossimo video di Yu-Gi-Oh! Molto probabilmente. Ciao!